Pomeriggio musicalmente nasce nel 1964 e il suo disco con la canzone più famosa ha venduto 10 milioni di copie. Il suo nome è nato casualmente quando il suo agente pensò che per un cantante rock bastasse il solo nome e quindi Roberto è diventato Bobby. Gianfranco Agus, allora dove stai andando con Bobby Solo? Nostro bravissimo operatore che rischia di cadere in acqua perché è proprio sulla punta della nostra barca. Stiamo per toccare finalmente terra. Piano piano però, Piano piano. Moderately. Ci possiamo incazzare. Moderately, piano piano. Perché poi dovremmo fare l'ultimo 30 centimetri che sono i più difficili. Che non so se la impietosa telecamera ci inquadrerà. Sì, sì, se non casca. In un goffo tentativo di abbrancare la terra. Ci cercheremo di riuscirci, ma intanto stiamo per raggiungere, diciamo, i tuoi orchestrali. E come un buon capitano, per prima cosa do la chitarra. Perché prima i bambini. Esattamente, allora piano piano, in maniera anche goffa, noi approfittiamo. Qualcuno può abbrancare the guitar, please? Ecco, noi siamo, è tutto quanto, Davide, come vedi, rigorosamente in diretta, io non ce la farei mai, io non ce la, tirate la corda perché sennò il presentatore finisce nell'acqua. Ecco, tiriamo la corda, ecco qua, perché altrimenti qui si casca, io... Tiriamo, cerchiamo di accostarci perché non essendo, meno male che c'è Renato che ci pensa, perché qui se l'uscita di Bobby era goffa la mia sarà ancora peggiore. Eccoci qua, eccolo. Abbiamo toccato terra, noi ringraziamo tantissimo la Capitaneria di Porto che ci ha permesso questo approdo in qualche modo un po' pericoloso perché tutti e due non siamo proprio lupi di mare. Però, e noi... Passeremo da una chitarra acustica a quella elettrica. A quella elettrica e noi troveremo il tuo gruppo. Ma poi bisogna anche dire una cosa, che qui troveremo delle, allora, si può dire reliquie, delle cose tue che ti appartengono da sempre, che sono custodite da tua moglie. Faraoniche. Da tua moglie Tracy sono custodite, che poi incontreremo. Allora, con un po' di fiatone, noi riusciamo a guadagnare, salutiamo il gruppo di Bobby, che sono qua con noi e ci permettono di ascoltare delle cose, ma io direi, se Pietro Pellizzieri è d'accordo, di vedere subito una cosa che a te sicuramente ti emozionerà, a noi molto di più e a tutti coloro che ci stanno seguendo, e sono tanti che guardano Cronaca in diretta per vedere Bobby Solo, guardiamo insieme come, cioè, cosa era il vero successo di Bobby. Qual era il vero successo? Ma, sicuramente la canzone d'impatto è Da una lacrima sul viso. E vediamolo. Pietro Pellizzieri. Andiamo. Da prima sul viso ho capito molte cose, dopo tanti tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto. Stiamo vedendo le immagini. Se passo un attimo la tua dall'altra parte, io sono sordo da questo orecchio. È una cosa che confesso in diretta. Senti, parliamo di una cosa che ha segnato un'epoca, il ciuffo. Quel ciuffo. Il ciuffo era una cosa che ho sempre cercato di imitare in Elvis. Era un ciuffo che veniva creato con due tipi di brillantine. Allora era anche... Possiamo dirlo perché oggi non sono più in commercio. Una era Radiante Alpanuviol, dell'Oreal, Radiante Alpanuviol, e l'altra era il Tenax. E naturalmente tutte queste due misture... Il ciuffo però è stato anche favorito dalla natura, sì, voglio dire. Devo dire, cioè, non ho, sempre avuto questo. Non ho molti peli sulla lingua, però... Senti, ma lo vedi quel Bobby? Ma là ci fu una presentazione... Di Mike, buongiorno. È vero. Allora, faccela vera, live, la crema sul viso, ma ci dici Mike come ti ha presentato? Tu lo fai benissimo. No, quando Mike mi chiese che cosa pensavo dopo la vittoria, se piangi, se ridi, io emozionatissimo risposi, grazie. È vero, un cowboy è sempre poche parole, vero? E allora, da questo cowboy, da quel cowboy che è sempre lo stesso, una lacrima sul viso, live. Bobby Solo e il suo gruppo. Grazie. Da una lacrima sul viso ho
capito molte cose dopo tanti e tanti mesi, ora so cosa sono te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu, che tu, che tu. All right. Ok, allora, siamo entrati nel clima della storia con una lacrima sul viso, e nella storia bisogna ricordare quando Bobby aveva una passione. Bobby amava Elvis. E l'ama tuttora.